Buonasera a tutti dalla vostra Angela Vidal. Oggi seguiremo una pattuglia di pompieri nel loro giro notturno per le strade della nostra città. Signora? Siamo di fronte alla porta della casa in cui pare ci sia una vecchina che deve avere un problema. I vicini... Signora, qui è la polizia. Basta, basta, scusi. Continua a registrare. Guardate, subito un'ambulanza. È urgente, non vi piace. È una situazione intollerabile. Ci sono due morti. Un ufficiale sanitario, come ci avevano preannunciato, è appena entrato nell'edificio e continuano a dirci che non sta succedendo niente. Finisci la parola, puttana, te la spacco! Me ne fotto di quel che dicono, le riprese le facciamo. Raccontiamo quel che sta succedendo, cazzo! Che cos'era? Direte lì dentro. Via, corri! Dobbiamo uscire! Lo riprende tutto. Porca puttana. La zona è trasenata. Il protocollo è quello di sempre. Ricognizione e ispezione. Chiedo autorizzazione all'accesso. Bene, gente, lo sapete. Semplice e veloce. Documentazione esaustiva, quindi riprenda tutto. Qui è tutto troppo tranquillo. No. Stai buono, no, no! No! Non sei intimando, sto arriviamo! Corrente, corrente, dov'è? È via, via! No! La porta è aperta! Aspetta, la usi! Cos'era? Cazzo, non lo so! Fai il cazzo che vuoi, ma la telecamera è mia e me la prendo! Che faccio? Ti do! Dammi! Mi perdoni, ma credo che sia salita una persona un po' strana. Carrozza 11, urgente richiesta di assistenza medica. Che succede? Chiuda la porta, la chiuda! Tesoro, aspettami qui, non ti muovere. Non c'è nessuno. Mi aiuti! Su, via! Muoviti di qua! Perché non siamo ancora partiti? Non la prendi, mi amici, non sono ancora arrivati! Busan invece è ancora aperta. Dobbiamo andare subito lì, non c'è tempo da perdere! In quale carrozza? Carrozza 13, dovete il culo e venite qui! Aspettiamo di uscire dalla galleria. Sapete dirmi che cosa sta succedendo qui su questo treno? Perché l'hai fatto? Potevamo salvarvi! Questo treno non farà più fermate. I problemi che affliggono il nostro pianeta sono molti. Inquinamento, sovrappopolazione, riscaldamento globale. Insomma, che potrebbe capitarci di peggio? Gli zombie. Sono uno dei pochi non zombie rimasti. Qui solo nella mia città. Non l'hanno ridotta così gli zombie, è sempre stata così.
Sono ancora vivo perché rispetto le 47 regole per sopravvivere a Zombieland. Regola numero 8. Allenamento. Gli zombie impongono un sano stile di vita. Voi quanto pesate? Regola 37. Liberatevi pure di tutto, ma non del fucile. Ma la regola numero 1 è... trovate un compagno con le palle. Come ti chiami? Talessi. Mamma me lo diceva sempre da piccolo. Un giorno sarai qualcuno. Non credo che nel suo cuore intendesse un ammazza zombie. Lo nominiamo zombie secco del mese? Attualmente il titolo è detenuto da sorella Cynthia Knickerbocker. La cosa migliore di essere tra i pochi uomini rimasti sulla Terra è che le donne ti rimorchiano. Dove andate, ribello? California. Là non ci sono zombie. Già. A tua sorella che tipi piacciono? Quelli duri con la moto. Quelli duri, certo. Mm-hmm. Giusto. Benvenuti a Zombieland. Era l'inaugurazione del cantiere di una nuova fabbrica. Ha detto di aver incontrato qualcuno che stava male, sull'aereo o in aeroporto. No, ha detto che aveva il jet lag. Una persona si tocca il viso in media da 3 a 5 volte al minuto. Nel frattempo tocca maniglie, rubinetti e altre persone. Beth! Mamma! No, va in camera, tesoro! Perciò abbiamo un virus senza né protocollo terapeutico né vaccino finora. Hai avuto un malore stamattina, ti era già successo? Altri problemi di salute? No, allergie? No. Fino a ieri sera erano 32 casi. E purtroppo è morta. Certo. Allora posso parlarle ora? Signor Emoff, sua moglie è morta. Ma di che cosa sta parlando? Calma. Che le è successo? Che cosa le è successo? Calma. È possibile che qualcuno voglia rendere la viaria un'arma? Non serve che lo faccia qualcuno. Ci pensano già gli uccelli. Ecco, guarda, si trasmette così. Dobbiamo solo sapere in quale direzione va. Il primo giorno erano 2 persone, poi 4 e poi 16. In 3 mesi saranno 1 miliardo. È a questo che andiamo incontro. Hanno convocato la Guardia Nazionale. Sposteranno il presidente in un bunker. Sarà l'inferno. Battere! Così la verità viene nascosta al mondo. Brucia i campioni, distruggi tutto. Pronto? Mi servono i nomi di tutti coloro che sono entrati in questa camera. È un'emergenza. Niente panico, ti farò portare a casa. Anch'io ho una famiglia, dottor Cheever. Come tutti. Non toccare nessuno, non parlare con nessuno. Sta lontano da tutti. Risalga in macchina! Non siamo malati! Si adatta a noi prima di quanto noi ci adattiamo a lui. Sta mutando. Stai cercando di farmi ubriacare? Sì. Sei qui con qualcuno? No, sono sola. Ti vedi con qualcuno? Sì, è così. È un ragazzo fortunato. Ragazza. Perché stasera non è qui con te? Dovremmo smetterlo. Hai dormito fino a tardi stamattina. Ti senti bene? Ti prego, non cominciare. Allora, qual è il problema? Che diavolo ti è successo all'occhio? I tuoi capelli. Samantha, sei sessualmente attiva? Usi protezioni? Sembra essere una malattia sessualmente trasmissibile.
Ho qualcosa che non va. Aiutami. Oh no, lasciami stare, mostro. Non entrare in contatto con nessuno fino a che non riusciamo a stabilire di che cosa si tratta. Niente è andato come doveva andare. Giorno 1001. Mi chiamo Robert Neville. Sono un sopravvissuto che vive a New York. Sto trasmettendo su tutte le frequenze in onde medie. Se ci siete, se c'è qualcuno, vi prego. Il mio nome è Alice. Correre. Uccidere. Questa è stata tutta la mia vita. Siamo qui oggi per parlare del nostro destino. Siamo qui per parlare della fine del mondo. Tutto ha portato a questo. Non posso fuggire ancora. 48 ore l'umanità cesserà di esistere. Ma c'è un modo per impedirlo. Perché dovrei fidarmi di te? Posso offrirti quello che vuoi di più. Vendetta. L'Umbrella ha creato una cura. Un antivirus volatile. Devo raggiungere l'alveare. È la nostra unica possibilità. Arriva qualcosa. Qualcosa di grosso. Dio, c'è un esercito davanti a noi. Che facciamo? Li uccideremo tutti fino all'ultimo. Andiamo. Maledizione. Avrei dovuto ucciderti a Washington. Già, grande errore. Tutto questo può finire. Alice! Io fermerò l'Umbrella. A qualunque costo. Qualcosa ci sta inseguendo. Sei sicura? È questo quello che faccio. Correte! Sono l'unica ragazza della mia specie.
la peste. No, non hai la peste. Ma anche se le persone non si ammalano più, non significa che il mondo sia migliore. Non ne ho mai viste altre come me. È piccolo. Sì, era appena nato. Le autorità hanno dichiarato lo stato d'emergenza. Che succede? Non lo so. Quante persone sono ancora vive? Al mondo? Pochissime. Non dobbiamo fermarci. Continuare a sud, verso la costa. Le strade sono popolate da bande in cerca di cibo. Prima o poi ci raggiungeranno. Questo è il mio compito.